Il Veneto ha deciso di non fare più il vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni, così la regione all'indomani delle indicazioni di EMA, la campagna vaccinale, ha assicurato Zaia, sarà rimodulata. Ma le partenze, gli stop, gli annunci, il dietro front sui vaccini generano caos e insicurezza tra i trevigiani che restano comunque fiduciosi sulla campagna vaccinale. Da ieri la palestra Dorian Gray di Maser è di nuovo aperta. Per Yuri, il titolare, lavorare non è un reato, lavorare è un diritto, il settore in ginocchio, non c'è altra scelta. Ancora ladri di offerte in chiesa sono quelli individuati dai carabinieri nel Vittoriese, grazie alla segnalazione di un cittadino, i colpi nelle parrocchiali di Miane e Lago. Presentato il CDA della Fondazione Mazzotti, l'ente rivalorizzato che si occuperà di programmazione turistica e culturale del comune di Treviso per esaltarne le bellezze, per il sindaco il braccio operativo di Casugana. Economia, non c'è solo il Covid, il 50% della produzione di asparago bianco di Cima d'Olmo è a rischio a causa delle gelate di questi giorni, danni anche ai frutteti in fiore. Nella Bellunese, carabinieri a fianco dell'URSS per favorire l'accesso alla campagna vaccinale agli anziani che vivono isolati, aiuteranno nella compilazione del modulo di prenotazione online direttamente in caserma o a domicilio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la questione di AstraZeneca, con la decisione presa questa mattina dalla regione del Veneto. Il Veneto ha infatti deciso di non fare più il vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni, e questo in linea con le raccomandazioni arrivate dall'EMA. La campagna vaccinale, ha però assicurato il presidente Zaia, non avrà rallentamenti. Il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. Questa è la decisione assunta dalla regione dopo l'ennesimo caso AstraZeneca, con EMA, l'agenzia europea del farmaco, che se da un lato ha confermato la sicurezza del vaccino, dall'altro ha demandato la decisione agli stati membri, raccomandando, non obbligando, la somministrazione agli over 60. Abbiamo capito che EMA, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa, nel senso che vedo che EMA ha detto che gli stati membri decidano. Beh, è questo il sistema di decidere. La regione quindi ha deciso di sciogliere subito il nodo, allineandosi con le singole ULS che nelle prossime ore comunicheranno la rimodulazione della campagna vaccinale, che assicura Zaia non dovrebbe subire rallentamenti, a patto che i lotti programmati giungano a destinazione. Sopra i 60 anni noi abbiamo una popolazione di quasi 2 milioni di cittadini. Se mettiamo gli over 60 più i fragili, i vulnerabili, eccetera, noi comunque prima di arrivare agli under 60 da vaccinare ne abbiamo quasi 2 milioni prima da fare. Nel frattempo arrivano anche nuovi vaccini, cioè insomma, se ci diamo delle priorità. E tra le priorità, ribadisce il presidente del Veneto, ci sono gli over 70, mentre un punto fermo è fissato sulle seconde dosi. Il Ministero ha chiarito che i richiami AstraZeneca sono AstraZeneca su AstraZeneca, a prescindere dall'età. Perché se uno l'ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi. Il Veneto, puntualizzano dalla regione, è primo per somministrazioni in Italia, 34.000 dosi inoculate nelle 24 ore, questo di fronte a un contagio che cala, 0.96 l'R Conti valore da zona gialla, ma che non allenta la presa sulle terapie intensive, sempre sotto stress, con i sanitari non ancora vaccinati, poco meno di 10.000, che stanno rivedendo le loro posizioni dopo l'ultimo decreto sull'obbligo. Connesso il tema della ripartenza con le regioni che premono sul governo Draghi per riaperture sostenibili. Buon senso della gradualità, ma comunque di affrontare questa nuova stagione che non può essere ancora la stagione di chiusura senza se e senza ma. Ma questi stop and go su AstraZeneca creano caos e incertezza anche tra i trevigiani. Secondo lei hanno fatto un po' di confusione? Un po', tanta confusione, non un po'. E lei adesso si fiderebbe? Beh sì. Sì, perché comunque bisogna andarne fuori di sta pandemia. Un bel casino hanno fatto e la gente ha anche paura, sai, a farle adesso, sicuramente. Tanti sperano di farla per l'estate, per poter andare al mare. Un caos, sì, davvero caos, ma non ho anche nessun
pensiero di questi tutti cose, dico la verità. Se stavano zitti, secondo me facevano più bella figura, inizia a creare questo panico tra la gente. Potevano tranquillamente, ci sono stati questi casi, andare a vedere, mettere nel bugiardino tutte le attenzioni e poi loro stessi, intanto devi fare un'amnesi quando tu vai a fare il vaccino, dire, diciamo, chi lo può fare, chi non lo può fare, senza creare questo panico, perché adesso c'è gente che ha fatto il primo e non vuole fare il secondo, dopo siamo condizionati. Io sono favorevole ai vaccini, nel senso che a casa mia c'è stato il Covid, mio figlio, e anch'io ho avuto mio figlio in forma più pesante e un po' più leggera. Ritengo che comunque la cosa più importante sia vaccinarsi, infatti io e i miei genitori molto anziani sono stati vaccinati. Si passa da essere ignoranti e quindi a doverci giustamente affidare a quelle che sono le condizioni scientifiche degli esperti, ad una situazione invece di giudizio critico, quando non hai le competenze per non avresti le competenze per giudicare. Penso che ancora ci voglia del tempo per capire se funzionano, se non funzionano e in che qualità. Dobbiamo avere tutti un po' di pazienza perché la situazione non è facile da gestire. E lei si fiderebbe qualsiasi vaccino? Sì, perché sicuramente i benefici superano le conseguenze. E di vaccini, ripartenza e non solo, sta parlando ancora il Premier Draghi da Palazzo Chigi. La conferenza stampa è in corso. Possiamo sentire cosa sta dicendo in questi secondi? E seconda domanda, è stata prevista la possibilità di una delibera del Consiglio dei Ministri? Ci sono dei dubbi sulla... Ne abbiamo discusso oggi, se necessario facciamo un altro decreto legge. Terza domanda, PNRR. Allora, ecco, la domanda rispondeva appunto, la domanda del giornalista era incentrata su nuovi decreti sostegni, come avete sentito ce ne saranno sicuramente altri. Il Premier Draghi che ha detto voglio riaprire ma in sicurezza, non ho ancora una data da darvi, così Draghi, che ha poi spiegato che la disponibilità di dosi permetterà di vaccinare entro aprile tutti gli over 80. Questa è la rassicurazione del Premier. Vaccinazione, ha scandito, che sarà propedeutica anche alle riaperture. Ma c'è chi ha già riaperto per protesta, perché non ce la fa più. È il caso di Yuri, titolare di una palestra a Maser. Lavorare non è un reato, ma lavorare è un nostro diritto e noi non ce la facciamo più, dobbiamo iniziare a lavorare. Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser, ha aperto da ieri mattina la sua attività. Ciao Paola, tutto a posto? Bene, tu? Eccoci qua, pronti. Perfetto, adesso entri, igienizzi le mani e poi cominci con l'attività. Mi raccomando, prima di utilizzare i macchinari, disinfettiamo. Yuri, referente dell'associazione Lo Sport è Salute, che conta 4.000 operatori e titolari di palestre, ha deciso di riaprire nonostante i decreti anti-Covid dopo la manifestazione in piazza Montecitorio a Roma di martedì scorso. Ma diciamo che noi il 9 marzo abbiamo fatto la nostra prima manifestazione a Roma e là ci è stato promesso che comunque noi il 7 aprile potevamo aprire e noi abbiamo detto perfetto, noi il 7 aprile apriremo. Io so che comunque ci sono delle sanzioni, ci sono delle multe, i clienti pure, però sinceramente questo non ci interessa più perché noi siamo stanchi e non ce la facciamo più. Quindi in qualche maniera da qualche parte dobbiamo iniziare e questo è il nostro inizio. In palestra non si crea assembramento, si misura la temperatura, si lasciano i dati personali su un registro, conferma il titolare della palestra. Tutto è igienizzato e a norma anti-Covid e i 40 clienti che si sono allenati in questi due giorni ne sono consapevoli. Siamo tutti a rischio contravvenzione, quello sì, sono consapevole di quello che può succedere. Nonostante tutto, per me l'attività fisica che ho sempre svolto e continuerò a svolgere è essenziale. Non c'è mai stato un contagio, non c'è mai stato un focolaio e non capisco perché i metro o i trasporti pubblici possono essere pieni e noi qua, che comunque abbiamo sotto controllo tutto, abbiamo sempre rispettato le regole, dobbiamo rimanere chiusi. Un altro sindaco contagiato dal virus è il primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra.
Lo avevamo raggiunto via Skype a Pasquetta lungo il Piave, dove ci aveva raccontato di una giornata senza feste e grigliate. Ma il Covid ha colpito anche lui, il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. La sera ho avuto un po' di febbriciatola così, e per scrupolo ho detto beh, dai, andiamo a fare il tampone. Sono andato in dogana, primo tampone rapido positivo, fatto il molecolare e ieri pomeriggio è arrivato l'esito del molecolare che dice positivo. Ho un po' di male alle ossa, la febbre non c'è più, spero rimanga così, ecco, non sto malissimo, un po' come un'influenza, ecco. Della Pietra, che non è certo il primo sindaco contagiato dal virus, ha affidato ai social un post di sconforto. Non ci voleva, dice, proprio ora che si comincia a intravedere, grazie ai vaccini, l'uscita da questa pandemia. È giusto non essere ipocriti. Anch'io ho seguito le regole, magari ogni tanto, no? Un po' meno, soprattutto all'inizio. In questo ultimo periodo posso dire invece che eravamo proprio rigidi, anche perché questa variante qua dicono sia fettente, e alla fine me ne sono reso conto. Io, come l'ultimo mese, penso di non essere mai stato accorto, per cui davvero rimani ancora più basito. Per ora il sindaco seguirà il comune da casa. È chiaro che è una cosa nuova anche questa, perché non sono abituato a stare distante dal mio comune per più di un'ora, però se è solo questo va bene, l'importante è, ecco, che i miei familiari stiano bene, che le mie bimbe stiano bene, poi per il resto si supera tutto. Nei suoi confronti in queste ore una grande ondata di solidarietà. Se il Covid si curasse a gesti d'affetto sarei già negativo da un pezzo. Io l'ho preso mentre facevo la massima attenzione e per questo vi dico, state ancor più in guardia, conclude rivolgendosi ai propri cittadini. Sono proprio dispiaciuto e guardate la mia faccia, ecco, per capire quanto dovete stare attenti, perché poi vi dispiace. Ancora ladri di offerte in azione dopo la Castellana, tocca al Vittoriese. Stavano compiendo un vero e proprio raid di chiesa in chiesa i due malviventi che i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto sono riusciti a intercettare ieri pomeriggio. Alle 12.45 i militari hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino. Nella chiesa di Miane due individui avevano svuotato le cassette delle offerte, allontanandosi poi a bordo di una Renault Megane marroncina. I carabinieri hanno individuato l'auto all'esterno della chiesa di Lago, riuscendo a bloccarla. A bordo un 54enne salernitano e un 56enne calabrese, già noti alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione, all'interno di un borsello, venivano rinvenuti degli utensili modificati per poter fare i prelievi all'interno delle cassette. In particolare c'era un metro avvolgibile con del biadesivo alla sua estremità. Uno di questi aveva addirittura ancora attaccato una monetina da 50 centesimi. Complessivamente sono stati rinvenuti circa 80 euro di banconote di piccolo taglio e numerose monetine. Due i colpi appena messi a segno nelle parrocchiali di Miane e Revine. Entrambi i due soggetti, cinquantenni, domiciliati nel Vittoriese, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto. Droga, un 17enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dalla polizia locale di Treviso. L'operazione è scattata ieri nei pressi della chiesa di San Zeno, dove erano stati notati strani movimenti di giovani che arrivavano, stazionavano pochi minuti e poi ripartivano. Gli agenti in borghese, dopo una serie di appostamenti, hanno bloccato il giovane con 11 grammi di marijuana destinati allo spaccio. Le indagini sono poi proseguite nell'abitazione del giovane, fondamentale anche in questo caso il fiuto di Luca, afferma il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Con le scuole superiori, aggiunto, stiamo collaborando proprio sul fronte dello spaccio per il contrasto quindi alla droga. Rimaniamo a Treviso, dove è stato presentato il CDA della Fondazione Mazzotti, l'ente rivalorizzato dal comune. Sarà il braccio operativo dell'amministrazione comunale sul fronte turistico e culturale. Così il primo cittadino plaude al neonominato consiglio di amministrazione della Fondazione Mazzotti a conclusione dell'iter di salvataggio e valorizzazione dell'ente e di ciò che il suo patrimonio rappresenta in termini di memoria e potenzialità culturali. Mettiamo a disposizione questa fondazione
per delle progettualità culturali e turistiche che possono valorizzare il territorio, la città, ma anche un territorio più esteso. Ovvio, non vogliamo entrare in competizione con nessuno, lo dico fin da subito proprio perché non voglio che ci siano polemiche. Mette a tacere le polemiche alimentate dall'idea di una sovrapposizione nella gestione delle politiche turistiche con OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica, di cui Treviso resta parte. Fondazione Marca Treviso, che è la fondazione, il braccio operativo dell'OGD, che è gestito dalla Camera di Commercio, continuerà nel suo lavoro di promozione turistica con quella convenzione che vede appunto coinvolti tutti i comuni della provincia, e nel caso del comune di Treviso dialogherà insieme alla Fondazione Mazzotti per quanto riguarda le politiche promozionali e turistiche della nostra città. Sono convinto che il presidente Pozza manterrà fede a quello che è l'impegno che si è preso. Presieduto dal paesaggista urbano Claudio Bertorelli, il nuovo CDA della Fondazione Mazzotti schiera una squadra di esperti in campo culturale, paesaggistico e turistico. Prossimo step, la creazione di un comitato scientifico che definirà i progetti da mettere in campo. Una grande squadra che lavorerà per rendere e valorizzare il nome di Giuseppe Mazzotti, ma anche per portare eventi, mostre a Treviso con una visione che va al di là del comune, che è regionale ma anche nazionale. E il nuovo CDA ha già una prima proposta, sentiamo quale. Ieri, appresa la notizia, ho scritto a Serena, alla figlia, che era la prima telefonata che avrei voluto fare, quella di Ulderico, in occasione di questa improvvisa nomina. Non la potrò più fare, ma di sicuro ci sarà tutto il mio impegno e quello del CDA per trovare un'occasione di riconoscenza e di riconoscimento continuo a una figura così centrale come quella di Ulderico Bernardi. Un lutto, ha sottolineato il neopresidente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Mazzotti, che riguarda tutto il mondo della cultura, quello di Ulderico Bernardi, che si è spento a 84 anni, professore di sociologia, dei processi culturali e comunicativi all'Università Ca' Foscari, che ha raccontato il Veneto, dalla civiltà contadina fino al Veneto post-industriale, lasciando un'eredità importante. Ricordo che ha voluto portare anche Roberto De Martin, presidente del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, di cui Bernardi fu a sua volta presidente. Bernardi, che non posso dimenticare in quanto mi diede un testimone con trepidazione, sosteneva che la cultura è fatta di elementi materiali e immateriali, proprio sulla scia di Mazzotti. Per cui in questo momento che noi pensiamo ai ristori, ho detto dobbiamo anche non dimenticare l'aspetto culturale, perché questo è quello che ci hanno detto i nostri precursori, e oggi è particolarmente commovente ripetere queste parole di Bernardi, che fra l'altro sono sul libro Treviso Turistica, che fra pochi giorni sarà messo in vendita. Vi raccontiamo adesso una storia di speranza e di buona sanità. A 29 anni camminare come tutti e senza sentire dolore, aveva perso la speranza un 29enne di Conegliano, nato con una malattia molto rara che in quella forma colpisce un individuo su 50.000. Emimelia è il suo nome, una patologia che colpisce il feto e consiste nella mancanza di alcuni segmenti ossei degli arti. Si può manifestare in molte forme. Il 29enne aveva già subito 5 interventi correttivi in adolescenza, nessuno risolutivo, vista anche la sua giovane età. Ad operarlo il responsabile dell'unità operativa di traumatologia dell'ospedale di Cortina. Abbassandogli la testa del primo metatarso e varizzando il calcagno senza toccare peraltro il tendine d'Achille, ho rimesso in asse un piede che aveva veramente grossi deficit d'appoggio. Il 29enne, dopo 2 settimane di stampelle, è finalmente tornato a camminare. Ad ottobre sarà sottoposto ad un nuovo intervento per raddrizzare ulteriormente il piede e la tibia. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Catena di Villorba, dove ci sono buone notizie sul fronte della viabilità. La signora capitava poco più avanti, una mattina di nebbia, purtroppo è stata presa da un'auto mentre stava attraversando la strada per venire a messa una domenica mattina, molto tranquilla. Noi vogliamo anche ricordare questa signora che abitava poco più avanti,
e che ha permesso anche di insistere un po' sul riprendere in mano questa viabilità per dare una soluzione diversa. Una strada che darà nuovo respiro alla frazione di Catena di Villorba, collegando finalmente la zona residenziale a sud con i servizi a nord, scuole, chiesa, attività economiche. Una storia travagliata per un'opera tanto attesa, salutata questa mattina dalla presenza della vicepresidente regionale Elisa De Berti, l'onorevole Gian Antonio Darè e il senatore Massimo Candura. Quasi 800.000 euro, 200 dei quali di contributo regionale, 150 arrivati da APS. Un lavoro importante che comprende due fasi: il rifacimento di Piazza Pinarello, una rotatoria del diametro di 37 metri tra via Marconi e via Postumia, un percorso pedonale, un passaggio pedonale e la nuova linea dell'acquedotto. A me piace pensare che prima del ponte Morandi, che molto probabilmente ha fatto più scalpore, ci sono stati altri incidenti che avrebbero dovuto farci pensare molto prima alla necessità della messa in sicurezza delle nostre strade. Questo sicuramente è un intervento importante. Dalla costruzione del sottopasso nel 1986 alla realizzazione di via Liviana Scatolona nel 2010 per far defluire un traffico da 20.000 veicoli al giorno della Postumia. Il pacchetto di lavori presentato oggi è l'esito di un percorso durato anni e partito con il trasferimento di competenze della via Postioma nel centro di Catena dalla provincia al comune. Per collegare l'abitato ai servizi, fondamentale il sacrificio di due residenti che hanno consentito l'esproprio delle loro abitazioni. Economia, non c'è solo il Covid, adesso ci si mette anche il gelo. Qua vediamo un asparago normalmente, come viene raccolto. Questo è l'asparago in cui si è gelata la punta, quindi questi asparagi vanno buttati. Non possono essere neanche utilizzati in trasformazione, qualcosa del genere? Oddio, no, direi proprio di no, perché dopo, quando la punta si scioglie, si guasta praticamente. Il crollo delle temperature di questi giorni si fa sentire nei campi dell'asparago bianco di Cima Dolmo IGP, una delle grandi eccellenze agroalimentari della Marca. I danni si possono già quantificare. Questa gelata provoca gravi danni al prodotto. Pensiamo che adesso che siamo sui giorni quasi di punta, stiamo perdendo il 50% del prodotto, perché appunto viene ghiacciato e non si può più raccogliere. Un balzo termico che potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime stagioni. Questa è una pianta di secondo anno e quindi quest'anno non si andava a raccogliere, però già stiamo perdendo i primi germogli e quindi è già un danno che reca anche per i prossimi anni, insomma. Gelate che, secondo Coldiretti, stanno danneggiando anche ciliegie, albicocche, pesche, kiwi, melograno. Lo stesso germogliamento delle viti è a rischio, un danno che si aggiunge a quelli nati con le restrizioni del Covid, che coinvolgono l'intera filiera. Non dimentichiamo che tutta la ristorazione è ferma, pertanto il mercato è fermo e un ulteriore danno all'economia del nostro territorio. Andiamo adesso a Belluno. Ferruccio Svaluto Moreolo, nota guida alpina cadorina, 62 anni, è morto dopo essere precipitato durante un'escursione di scialpinismo sugli spalti di Toro. Il suo corpo è stato rinvenuto questa mattina alle 7.30 dopo una nottata di ricerca avviata ieri sera dagli uomini del soccorso alpino del centro Cadore, della quale il 62enne era soccorritore effettivo. Stamani alle 6 è decollato l'elicottero dell'Air Service Center, che ha individuato il corpo di Svaluto Moreolo all'imbocco di Forcella Segnata. Ferruccio era guida alpina, presidente del gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di Cadore, faceva parte del soccorso alpino dal 1989. Nel 2017 era stato anche insignito del premio Pelmo d'Oro. E sono ore di angoscia e preghiera per le condizioni di salute di Don Giuseppe Bortolas, parroco di Valle di Cadore, Venasse Cibiana, ricoverato da stamattina in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del San Martino di Belluno a causa di un'emorragia cerebrale. È stato il vescovo Renato a dare l'allarme, Monsignor Marangoni. Ieri pomeriggio, passando da Valle di Cadore, si era fermato per salutare Don Giuseppe, non trovandolo né in canonica né al telefono. Il vescovo si è rivolto alle suore, che l'hanno tranquillizzato dicendogli che avrebbe dovuto celebrare messa alle 18, ma neppure alla funzione il parroco si è presentato e da qui è scattato l'allarme. In canonica sono arrivati la sindaca, i carabinieri e i vigili del fuoco. Don Giuseppe è stato trovato privo di sensi e in stato di ipotermia. Carabinieri a fianco dell'ULS 1 Dolomiti per favorire l'accesso alla campagna vaccinale agli anziani che vivono isolati, una iniziativa unica in Italia.
dei carabinieri si inerpica lungo le strade tortuose dei luoghi più impervi della provincia di Belluno. A bordo c'è la pattuglia chiamata a servire i cittadini, soprattutto gli anziani che vivono isolati e che attualmente mancano all'appello della campagna vaccinale. Questa iniziativa, a parte, è dettata dalle caratteristiche tipiche della provincia di Belluno: una grande estensione territoriale e una bassissima densità abitativa. Confrontandoci con la direzione sanitaria si è vinto che era proprio difficile arrivare a un contatto con queste persone e portarle a conoscenza della necessità della vaccinazione. Il comando provinciale di Belluno, primo in Italia, presente con 25 stazioni, ha così offerto il proprio supporto all'azienda sanitaria per la compilazione del modulo di prenotazione online direttamente in caserma o a domicilio. Le nostre caserme saranno aperte per queste persone che hanno necessità di un ausilio, soprattutto informatico in molti casi, e abbiamo anche pensato di predisporre un servizio porta a porta per quelle persone che hanno proprio la materiale difficoltà a recarsi presso i nostri comandi. Un'iniziativa lodevole che permetterà all'ULS Dolomiti, con la collaborazione dei comuni e delle associazioni di volontariato, di raggiungere la totalità degli over 80 e delle persone vulnerabili. Vorremmo raggiungere veramente tutti nel più breve tempo possibile. Speriamo di avere quelle dosi di vaccino che ci consentano di aprire velocemente e di concludere questa fascia di età, che è sicuramente quella più fragile, sulla quale abbiamo lavorato già da tante settimane. L'iniziativa ha ricevuto il plauso del presidente Zaia. Mi auguro, ha detto, che questa esperienza sia esportata anche altrove e sia coronata dal successo che merita. Intanto dal sindacato di polizia di Belluno arriva un appello preciso ai politici. Resa nota dal Ministero dell'Interno la prima fase del piano potenziamenti per il biennio 2021-2022. Il SIULP bellunese esprime la propria insoddisfazione per un programma che fissa i criteri di assegnazione degli agenti di prima nomina. Su un totale di 955 allievi, 4 saranno assegnati alla Questura di Belluno, mentre nessun operatore sarà destinato agli uffici della specialità Polizia stradale in primis, pur in presenza di una carenza di organico fatta presente con una lettera all'allora capo della Polizia, Franco Gabrielli, già in occasione della sua visita al capoluogo dello scorso 9 luglio. Belluno ancora una volta è rimasto ai margini di quei programmi da parte del Ministero di assegnazione di nuove forze. Mi riferisco in particolare agli uffici di specialità, polizia ferroviaria, polizia postale, ma soprattutto polizia stradale. L'effetto tangibile è quello di offrire un esiguo numero di pattuglie a causa di carenze di organico che oscillano tra il 33 e il 41%. Con per di più in vista il pensionamento di molti degli elementi attualmente in servizio. Siamo ormai prossimi ad avere una dimensione di uffici che hanno metà del personale che è previsto, anche perché poi la prospettiva da qua in avanti non è rosea. Meno pattuglie su strada si traduce ovviamente in una minor presenza dello Stato sulla strada e quindi le garanzie che ne conseguono di prevenzione e repressione ai reati è ovviamente un qualcosa in meno che viene offerto ai cittadini, mentre la richiesta di sicurezza, si sa, è sempre molto alta. È tutto anche per questa sera, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Montagnard Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio avremo un tempo asciutto e stabile e un clima via via più gradevole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 aprile. Sul Veneto sarà una bella giornata con sole prevalente un po' su tutte le province della nostra regione, tuttavia con qualche nube in più e con locali addensamenti, ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime fino ai 14-16 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, nessuna novità, anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime fino ai 16 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Montagnard Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.